abbiamo diversi, se vuole. No, no, no. Questo va. Grazie Presidente, questo funziona. Allora, questo provvedimento è l'ennesimo decreto legge, ne abbiamo praticamente uno al giorno e eccezionalmente il governo, dobbiamo rendere merito, non ha posto la fiducia, però ha posto in essere le altre cose che noi deprechiamo e finché lo deprechiamo noi uno può dire vabbè, pazienza, siamo l'unico partito, Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione, ma l'ha detto anche il Presidente della Repubblica con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato, che è uno dei il modo con cui la Costituzione prevede che il Presidente possa interloquire con il Parlamento, ricordando sia il dettato costituzionale direttamente sia sentenze della Corte Costituzionale che impongono che il contenuto di un decreto legge sia omogeneo. Benissimo. In questo decreto legge abbiamo una parte che riguarda le capienze delle vari impianti sportivi, di spettacolo e così via, gli autobus, i trasporti, l'adeguamento, un incremento della capienza che viene consentita a seguito dell'emergenza Covid. Bene, questa parte tra l'altro come spirito di riapertura finalmente la condividiamo. Poi però incredibilmente nell'ambito dell'omogeneità, che ripeto ha portato addirittura la Corte Costituzionale a abrogare anche dopo anni una norma perché era contenuta, erano le norme sulla droga, perché era contenuto in un decreto che riguardava invece le Olimpiadi invernali di Torino del 2006, per cui non è una cosa da poco, già sono successe addirittura che una norma è stata abrogata con tutte le conseguenze del caso. Ebbene, qui abbiamo accanto a questa parte del provvedimento che dà il nome con cui è conosciuto, cioè il decreto capienze, c'è un articolo che riguarda i centri di accoglienza per profughi, che non si capisce che cosa abbia a che fare con la prima parte. C'è un articolo a tutela della minoranza slovena, cosa che può essere benissimo condivisibile, ma non ha nulla a che fare né con i centri di accoglienza, che evidentemente non sono per la minoranza slovena, né tantomeno con la parte del provvedimento che riguarda le capienze degli impianti. Addirittura poi è stata aggiunta una parte che ancora diversa, che riguarda l'articolo 9, che riguarda le garanzie della privatezza dei dati personali, la cosiddetta privacy. Bene, fatta questa premessa, il governo ha messo in atto dunque una cosa che va precisamente e letteralmente contro quanto è stato ribadito, perché era già una cosa ben nota, dal Presidente della Repubblica nel modo più solenne, cioè con una lettera ai Presidenti della Camera e del Senato. Quanto al contenuto, ebbene, noi abbiamo assistito a quello che deve fare il Senato, il Parlamento in generale, perché finalmente si è potuto votare su degli emendamenti, non ha neanche preso molto tempo, e seppure prendesse tempo direi che siccome il lavoro del Senato e del Parlamento in generale è quello di esaminare i provvedimenti punto per punto e non con un voto che copre tutto su materie del tutto disomogenee, ha fatto il proprio lavoro e grazie ai voti che abbiamo espresso questa mattina su degli emendamenti che hanno visto il centrodestra unito, nonostante le differenze, sappiamo bene che Fratelli d'Italia è l'opposizione e gli altri soggetti politici sostengono il governo, ma potendo votare finalmente nella sostanza sono state migliorate alcune cose. Si è finalmente fatto giustizia sui bus turistici che hanno finalmente la possibilità di avere la capienza che hanno gli altri autobus, con addirittura avendo maggiori garanzie. Il testo su cui il governo si è intestardito ad attenersi prevedeva invece una ingiustificata disparità di trattamento. Siamo intervenuti su un articolo, uno di quelli che non ha nulla a che fare con il resto del provvedimento, che come era scritto poteva
essere condivisibile, ma giustamente è stato trovato un punto debole. L'articolo che prevede l'ampliamento di 3.000 posti del sistema di accoglienza in ragione dell'emergenza dei profughi dell'Afghanistan. Noi sappiamo, abbiamo più volte esortato il governo a fare il possibile, non per fare un'accoglienza generalizzata di tutti gli afghani che vogliono andarsene dal loro paese, ma certamente per coloro che sono personalmente specificamente perseguitati, tutti coloro che hanno collaborato con la missione militare italiana in quel paese asiatico. Ebbene, l'emendamento precisava che quei 3.000 posti in più fossero riservati ai profughi afghani. Sembrava una precisazione che doveva essere accolta da tutti, mentre invece sorprendentemente la parte sinistra, diciamo, della maggioranza di governo ha detto vogliamo che resti così. In altre parole, hanno ammesso che volevano aumentare, con il pretesto dei profughi afghani, volevano aumentare di 3.000 posti il sistema di accoglienza per poi metterci tutt'altra gente che non i profughi afghani. E per cui, grazie al fatto che il Senato ha fatto il suo lavoro di vedere, di leggere il provvedimento, esaminarlo sul serio, si sono modificate queste storture. Vengo al contenuto più generale del provvedimento. La prima parte ribadisce, sia pure con un adeguamento sotto alcuni aspetti, sempre però con delle disparità spesso ingiustificate, che solo in parte sono state corrette, ancora ribadisce quest'uso del Green Pass, che è soggetto a, come tutte le norme che riguardano l'emergenza Covid, a continui andirivieni, modificazioni, si sale, si scende, ci si sposta, si modifica una norma. Questo non dà fiducia ai cittadini. I cittadini devono, stanno subendo già ormai da quasi 2 anni queste norme, che sono molto pesanti sia dal punto di vista umano, dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo. Ebbene, avrebbero bisogno di avere una certezza delle norme almeno per 2-3 settimane, possibilmente per 1 mese o 2. Se il governo è sicuro delle norme che ha imposto, è sicuro dell'efficacia, e dovrebbe esserne sicuro perché, dato che le limitazioni sono pesanti, bisognerebbe che ne fosse sicuro, non deve cambiare ogni 2 settimane, perché sennò i cittadini traggono la conclusione che queste norme sono irrazionali e inefficaci, cosa che non è solo in parte vera. In parte sono irrazionali, in parte sono inefficaci, ma è chiaro che se il governo continua a cambiare idea in ogni momento, questo crea sfiducia ai cittadini, così come ha creato sfiducia nei cittadini il fatto che il ministro della Salute, l'onorevole Speranza, abbia mentito proprio in quest'aula davanti al Senato, in una seduta molto importante dove si esaminava la sfiducia nei suoi confronti, mentendo, come è emerso nelle scorse settimane, mentendo spudoratamente a proposito del suo intervento presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché non rendesse nota, perché nascondesse una pubblicazione dalla quale emergevano le sue gravi responsabilità per non aver né predisposto né messo in atto un piano pandemico adeguato ai tempi, con i risultati che abbiamo visto. Migliaia e migliaia di morti potevano probabilmente essere evitati se l'Italia avesse avuto un piano pandemico degno di tal nome, se fosse stato messo in atto per tempo, anziché vietare le autopsie e fare una serie di altre cose inspiegabili e che comunque hanno avuto degli effetti molto gravi. Un'altra parte del provvedimento che tengo a sottolineare, che ha destato forte perplessità, è l'articolo 9, di cui ho fatto cenno prima, che riguarda il trattamento dei dati personali. Bene, oggi il trattamento dei dati personali può avvenire in base a disposizioni di legge e da parte di un certo numero limitato di pubbliche amministrazioni. Con queste modifiche non ci sono praticamente più limiti a tutte le pubbliche amministrazioni, addirittura vengono inclusi gestori di servizi pubblici locali che potranno accedere e trattare i dati personali delle persone senza che queste ne vengano di fatto informate, se non dal fatto che verrà pubblicata questa legge. In base a che cosa? In base alla loro determinazione, in cui dicono che questo trattamento dei dati personali, cioè mettere le mani sui dati personali anche sanitari di ciascuno di noi, possa essere utile a esercitare le funzioni che a loro vengono assegnate. Bene, noi pensiamo che proprio in questi tempi dove la tecnologia entra
pesantemente nella vita di ciascuno, sia importante tutelare la privatezza, la riservatezza dei dati personali come tutti i diritti dei cittadini. La tecnologia va usata per il bene dei cittadini e non per controllarli secondo uno Stato, secondo il concetto di uno Stato occhiuto, padrone dei cittadini, che vuole tenerli sotto controllo in ogni momento. Noi siamo perché i cittadini siano tutelati nella loro libertà nell'ambito delle regole che vanno rispettate da tutti. Grazie, senatore Malan.